L'amministrazione comunale di Ribera ha promosso una giornata di sensibilizzazione per la salvaguardia del locale ospedale, perché si possano mantenere 46 posti letto e i servizi di cui gli utenti necessitano. Questa manifestazione è stata anticipata da una riunione di CGL e CISL UIL, durante le quali sono stati chiamati alle loro responsabilità i parlamentari regionali e nazionali di Ribera, al fine di salvare il nosocomio riberese. La manifestazione indetta dal sindaco Carmelo Pace ha anche lo scopo di sensibilizzare le amministrazioni competenti sulla questione delicata anche delle case di Largo Martiri di Via Fani. L'amministrazione della città delle Arance chiede a gran voce che si ponga l'attenzione su questi due grandi problemi. Al corteo hanno preso parte le associazioni di categoria, i giovani delle scuole riberesi, i sindacati. Un grido di allarme che ancora una volta si solleva alto per ottenere il diritto alle cure mediche e donare una giusta residenza alle tante famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni perché inagibili. Come ha dichiarato il sindaco, l'amministrazione sta facendo la sua parte, ma da soli non andremo da nessuna parte. I riberesi chiedono risposte ed il sostegno del governo regionale e nazionale.